la post partita. Iniziamo con le domande, prego Vittorio. Buonasera mister, Alessandro Vittorio, la Lazio siamo noi.it, complimenti perché comunque questo era un campo molto complicato, tra le grandi qua sono passate soltanto l'Atalanta e il Milan, tra l'altro in una partita con un episodio anche molto, molto contestato. Le volevo chiedere, ho notato che lei anche durante il primo tempo e anche nella ripresa ha parlato molto con Luis Alberto e Felipe Anderson, ha dato tantissime indicazioni per i movimenti sulla tre quarti e alla fine da loro due è arrivato il gol decisivo perché Felipe ha imbucato per Camada e poi Luis ha chiuso con l'inserimento. Le volevo chiedere proprio di questo, cioè un commento sulla prestazione dei due trequartisti. No, prima devo fare un'analisi generalmente della partita, dove primo tempo eravamo a mio gusto un po' troppo pensierosi, troppo una via in mezzo, ecco. Invece secondo tempo abbiamo esistito praticamente solo noi, abbiamo fatto solo noi partita, abbiamo accelerato, siamo andati forte e abbiamo fatto questo gol, è una bella vittoria qua. Su loro due un commento è come per tutta la squadra, nel senso penso che l'hanno un po' sentito nel primo tempo, invece meglio secondo tempo, ecco. Poi il gol è sempre frutto di qualità di giocatori, loro ce l'hanno questa qualità negli ultimi 20-30 metri. Dajci ha fatto una grande corsa, quella da dietro, grande palla con lucidità e siamo trovati dentro, ecco. Una bella vittoria importante, visto che mancano poche gare, ci dà veramente fiducia per le partite che rimangono. E un'altra rapidissima, mister, proprio su Luis Alberto, perché con la Salernitana lei aveva detto, io non commento, penso al campo, sostanzialmente sì. Questa la sintesi. E una settimana dopo Luis Alberto decide la partita, forse uno dei migliori in campo, quindi lei pensa al campo e quindi questo è un premio anche a questa mentalità concentrata sull'obiettivo. Grazie. No, io faccio le scelte con quelli giocatori che sono a disposizione, ecco. Lui ha giocato, ha fatto gol e basta, ecco. Poi il capitano era Marušić, questa è una decisione presa da me, è una cosa giusta, ecco, di quella roba là. Poi in campo quelli che sono a disposizione ci hanno possibilità di giocare come hanno altri, tutti quanti, c'è una rosa e chi è a disposizione lo faccio giocare, ecco, a base di quello che vedo nella mente è quello che vedo nelle partite, ecco. Mister, buonasera. Detto che è stato un dominio della Lazio nella ripresa. Al netto di questo dominio, dopo il vantaggio, ha tolto un riferimento davanti, ha messo un centrocampista e Pedro. Sono delle scelte volte a gestire la parte finale della partita per avere più giocatori di palleggio, e ci sta anche una strategia in merito all'impegno di martedì con la Juventus per far risparmiare le energie soprattutto a Castellanos? No, non era una strategia per martedì, era solamente una strategia per questa gara qua, ecco, era un'idea di secondo me giusta in quel momento là, visto come si muoveva la partita, ecco, niente di più. Buonasera mister. Buonasera. Stefano Benedetti, Città Celeste. 4 partite in campionato, 3 vittorie e una sconfitta. Oggi almeno io ho visto un po' di confusione soprattutto nella parte finale dell'azione, ma grande determinazione e un gol meraviglioso. Volevo chiederle quanto può migliorare ancora questa Lazio, visto che lei l'ha presa in corsa e ha stravolto praticamente il suo modo di giocare. Che percentuale sta? Di percentuale mi è difficile a commentare, ecco. Un allenatore non si accontenta mai, ecco. Si cresce, come ho detto, lavorando forte, ecco. Allenamenti sono stati non troppi, però penso che si vede in modo generalmente quello che vogliamo fare con la palla e senza, ecco. Poi a volte si potrebbe anche fare un piccolo passo indietro per fare 2 avanti, ecco. Questa è una crescita continua che un allenatore vuole della sua squadra, non accontentarsi mai, ecco. Quello è che parte tecnica, poi c'è anche quella parte di mentalità che è un altro elemento dove mi piace incidere tanto, ecco, di avere una squadra coraggiosa, una squadra che va fino alla fine con le cose giuste, no? di stare bene in campo, ecco, con la palla e senza, ecco.
mentalità è importante, ecco, quello ci vorrà magari un po' di più tempo, però siamo sulla strada giusta. Sempre a proposito di percentuali, percentuali, che percentuale dà il passaggio del turno della Lazio martedì? Oh, non lo so, è difficile perché 2-0 è un risultato difficile, però si può ribaltare, ecco, e noi la faremo al massimo, credendo forte che si può fare, perché è bello di calcio, ecco, questo è bello di calcio, ecco, con un risultato bisogna fare una grandissima gara senza nessun sbaglio, facendo le cose giuste in avanti e in difesa. Eccomi, mister Augusto Ciccione, Gol TV, e Piocco Celesti. Le chiedo innanzitutto se recupererà qualcuno in vista di martedì, Immobile, Guendouzi, come sta, ecco, se ci può dire qualcosa, non so, Zaccagni, ecco, se recupera qualche giocatore. Zaccagni no, Matteo sì, e Ciro forse. Ok, e poi Provedel no? No. No, ok. Le volevo chiedere anche riguardo proprio la fase offensiva, Lazio in questa stagione, anche quando c'è stato lei, a parte la partita con la Salernitana, stenta a concretizzare, ma io trovo che soprattutto stenta a concretizzare con l'attaccante. Ecco, io vedo sia Castellanos che Immobile che raramente, ecco, riescono a battere a rete. È un problema degli attaccanti o un problema della fase offensiva che fanno tutti quanti, cioè che fa la squadra? Ecco, perché l'attaccante che non tira in porta, secondo me, è una cosa su cui lavorare, sicuramente migliorare, ecco. Ma chiaro, c'è sempre da lavorare. Tati ha fatto una grandissima gara contro Salernitana, mi è piaciuto veramente tanto, ecco. Oggi magari un po' meno brillante, però c'ha delle doti interessanti, c'ha generosità, un grande salto di testa. Poi non è facile neanche venire qua a Genova, no? È un campo difficile, ecco. Però c'è da lavorare, come abbiamo già detto tante volte, ecco, su tutto, allora anche di fase offensiva, ecco, di portare ancora più gente là, però non perdendo le contropiede, ecco, allora questo è il lavoro da fare. Ecco, proprio sugli attaccanti volevo chiedere, secondo le caratteristiche, per lei in questo momento Immobile e Castellanos non sono compatibili assieme? No, per sistema che facciamo noi in questo momento può giocare solo uno, ecco. Grazie. Grazie. Buonanotte. Buonanotte.